Giovanni Lepore, 24esima edizione del trofeo Vito Lepore qui ad Avellino, dove stasera si ricorda anche Gigetto Valentino. Sì, sono contentissimo perché ho conosciuto da tanti anni, cioè dal primo anno che Vito era qua, e ho conosciuto Gigetto. Quindi è un onore e un piacere partecipare a questa edizione, non solo per Vito ma anche per Gigetto. Sul palazzetto sono esposte le maglie di Gigetto, di Vito e di Mimmo Bellizzi. Tre giocatori, tre ragazzi che se ne sono andati via un po' troppo presto e che hanno fatto la storia della Scandone, come diceva anche Ciro Melillo. Sì, e allora devo dire che oltre la grandezza come giocatore, però io ritengo che come uomini sono stati dei grandi uomini, almeno ritengo così, non solo perché è mio figlio, insomma, ecco, ma Gigetto e Mimmo sono stati dei grandi uomini. Ecco, oltre ad accomunarli questa passione della pallacanestro, c'era anche la grande voglia di aiutare gli altri, di essere uomini squadra fuori e dentro al campo. E beh, questo è l'indole del grande uomo, è proprio questo, essere grande non solo come giocatore ma come uomo. Io apprezzo molto queste cose.